che abbiamo trovato in padre. E io un marito. Fifina, devo mettere al corrente delle istruzioni prima che mangi in casa la vera. Fifina, sono Fifina. Oh, finalmente. Ma dove sono? Frufru, Fifina, senti. Oh, mio Dio, Frufru, un amante. Fifina, stammi a sentire. Eppure aveva giurato di amarmi. Fifina, mi ascolti, sì o no? La sorella del dottor Saracini e la sua amante. Fifina, mi vuoi ascoltare, sì o no? Ecco perché il dottor Saracini voleva rivelarmi di Natale. Temeva che passi la morte sua sorella. Fifina, ti prego, ascoltami. Ma cosa vuoi, mamma? Senti, cara, ho ritrovato un caro amico di 20 anni fa, il colonnello Mandricardo. Ah, sì? E cosa vuoi che mi importi adesso? Ah, non ti importa niente, eh? Senti, cara, senti, tesoro. Lui crede di essere tuo padre. Allora è anche cretino. No, ma è un cretino ricco però, cara, che ti vuole sposare. Ecco. Oh, ma non sempre le solite storie. Senti, figlia, ma scusa se lui ti crede sua figlia. Lulu mi ha detto, farò il mio dovere. Allora ti prego, appena lo vedi, buttati subito nelle sue braccia, gridando commossa. Cielo, mio padre. Un'altra volta. Senti, figlia, vuoi scherzare? Guarda, mamma, basta. Evita di seccarti. Ah, ti secco, sì, ti secco. E allora sai cosa ti dico? Quando una ragazza come te a 20 anni non ha ancora una posizione, non hai il diritto di impedire a sua madre di prendere il marito al 48. Oh, mi ha detto una famiglia. Divina, ti prego, aspetta. Non buttare via così la nostra fortuna. Corro più, corro meno. La vedremo. No, Divina, ti prego, non andare. Aspetta, Divina. Scusi, concierge. Dica pure, signore. Ha visto per caso il dottor Frontignani? Oh, il dottor Frontignani è stato arrestato 15 minuti fa. Frontignani arrestato? Sì, per oltraggio al pudore della signorina Logistil. La signorina Logistil, quella cosa con quel cagnolino? Proprio così. Che scandalo per il nostro albergo. Che scandalo! Povero Rolando. Come bisogna liberarlo. Dov'è mio marito? Oh, mi scusi, allora, il dottor Frontignani? È in carcere, signora! Come in carcere? Sì, ce l'hanno portato quarto d'ora fa! Per visitare un malato! Oh, dottor Saracini, quindi per un consulto, per un attimo ho creduto che l'avessero arrestato! Arrestato? Perché mai? Beh, non sarebbe la prima volta che arrestano qualcuno senza motivo! Ma in città forse, ma in provincia certe cose non capitano! Dunque, signora, lei adesso se ne ritorna in stazione che io vado a raggiungere Rolando in carcere, eh? No, il treno ormai è partito e non ce ne sarà un altro prima di questa sera. Vengo con lei. Ma no, suo marito non approverebbe. Il carcere non è il luogo per una signora da bene come lei. E va bene, allora rimarrò qui nella hall. No, qui no. E perché no? No, le dicevo anche prima, questo è un albergo malfamato. Vado in camera mia, guardi, giusto qui la chiave, vado. In camera sua? Sì, sarà molto meglio, Va bene. In camera mia, vado a lei che vado anch'io e vado da Rolando. Ma no, andare nella camera di uno scapolo non mi pare davvero conveniente. Well, poiché il dottor Frontignani non intende presentare me suo amante, presenterò me stesso a lei. Vedete? Sì, subito, signore. Signore, vuoi scusare me, permettete? Jonathan Brandibus di Filadelfia. Io so che non è corretto presentare se stessi da sé medesimi, ma ci sono casi in cui correttezza va messa a parte. State andando via. Mi scusi, signore, ma io non la conosco. Oh, io sono, diciamo, amico di dottor Frontignani. Ah, ma lei è un amico del dottor Frontignani? Oh, yes, e ho da parlare con voi. Oh, ma perché non dirlo subito? La prego, si accomodi, sono pronta ad ascoltarla. Veramente, io sto aspettando per champagne. Ah, champagne! Oh, yes! Oh, ma io non ho sete. Oh, ma neanche io! Ma allora? Signore, ecco il vostro champagne. Molto bene. Guarda. Bene, signore. Champagne. Per fortuna che non aveva sera. All right, I'm ready. Signora, io amo voi con tutto il mio cervello. Cosa? Con tutto il mio cuore, con tutta la mia persona. Oh mio Dio, lei è ubriaco. Io miliardario, volete voi essere mia amante? La sua amante? Oh, mia, tutto quello che voi volete è vostro, anche l'una se volete io posso.
Oh, il dottor Saracini mi aveva detto che questo luogo era mal frequentato, ma non credevo fino a questo punto. Prego. Oh, guardi, non una parola di più. Lei è straniera e questa è la sua unica attenuante. Ma lei non sa con chi sto parlando? Io sono una donna onesta. Ma no! Ma come no? Puoi essere donnina di Dottor Frontignani. La sua donnina? Yes, il suo amante lui stesso ha detto me questo. Il dottor Frontignani le ha detto che sono la sua amante? Certamente. Tu hai inaudito. Dunque, no stories. Don't worry, be happy. Puoi essere buona e donnina. Ma stia fermo. Venite in camera mia a prendere i gioielli. Ma stia fermo. Dottor Frontignani? La sorella di Saracini. Questo signore mi sta importunando. Importunando? Forse lei sta aspettando il dottor Frontignani. Per l'appunto. Che l'ardire di venire a cercarlo qui. Come l'ardire? Signora, signora. Oh, la prego, mi difenda. Insomma, io non posso lasciarla sola con lei. Se, signora, la prego, mi lasci un momento solo con questa donna. Assolutamente no. Allora lei non sa che sta parlando con il colonnello comandante Mandricardo Augusto Esposito. Ah, di Napoli! Oh no, questo è troppo! Signore, questo è troppo! Lei è un fellone! Io sono settentrionale, ha capito? Come voglio usare? Oh, erano 70 anni che mi protendevano le mani. Oh! Accidentaccio cagnaccio! Oh. Avete presto mie notizie? Ci rivedremo presto, signore. Oh, yes. E ringrazio il cielo che adesso non ho tempo. Oh, mi dispiace di essere stata la causa involontaria di tutto questo. No, no, signora, non si preoccupi. Si accomodi pure. Facciamo due chiacchiere adesso. Mettiamo in chiaro la questione. Lei, signora, quanto vuole? Chi? Lei. Ma quanto voglio io? Sì, per rinunciare a lui. A chi? A Frontignani, no? Ma cosa dice? Senta, signora, anch'io sono un uomo di mondo, so. So come vanno queste cose. Forse lei gli vuole bene, forse sperava di non lasciarlo più. Ma come di non lasciarlo più? Ma sì, certo, io lo so, lo so. Forse lei, anche lei, signora, mettersi con un uomo sposato, anzi. Sposato? Ma non sapeva che era sposato, non gliel'ha detto. No, allora glielo dico io adesso. Frontignani è sposato ed è qui con sua moglie, Arecoaro, da ieri. Da ieri? Certo, lei. Ora, lei capirà, signora, che se quella disgraziata venisse a sapere che anche lei... Dunque è venuto qui con una donna ieri e vuole far passare me per la sua amante? Perché, scusi, lei non è... L'amante del dottor Frontignani? No, signore, non ho questo disonore. Allora che cosa mi ha detto quell'imbecille di un americano? Scusi, ma allora lei chi? Chi sono io? Sono la moglie, la sua unica e legittima moglie. Benedico il cielo che mi ha aperto gli occhi. Ora so quanto vale quel miserabile. E ringrazio lei che mi ha parlato come un padre. Cielo, cielo. Allora mia figlia è lei. E non sapeva niente. Lei non ha detto. Mi ha distrutto la vita. Cielo, cielo mio. Dio mio, Dio. Adesso come faccio a dirgli che lei... Sono suo papà. Ma perché piange anche lui? Oh Dio, Dio, Dio. Deve essere un uomo molto religioso. Più la guardo e più mi rendo conto di quanto mi assomigli. Ma soffre davvero? Oh, ma su, Dio. Su, via, non faccia così, in fondo non è colpa sua. Oh, grazie, bambina, tu mi restituisci la vita. E lascia la tua mano nella mia. Ma dimmi, la tua mamma non ti aveva mai parlato del colonnello Mandricardo Augusto Esposito? Di Napoli? Ma la volete capire o non ero solo di cuore la mia volte? Ma dimmi davvero, la tua mamma non ti ha mai fatto il nome di Mandricardo?
tutte le volte. Perché mio padre è comandante a Rieti. A Rieti, ma ne sei sicura? Eh beh, sicurissima. Comanda il 28° reggimento di fanteria. Di fanteria? A Rieti? Sì. Bambina, cambiamoci le palle degli occhi. Per davvero tu sei la signora Frontignani, voglio dire la moglie legittima del dottor Frontignani. Sì, purtroppo! E tuo padre comanda il 28° di fanteria a Rieti? Sì, a Rieti! Ma allora io? Ma chi sono io? quella disgraziata della Lulù non me l'ha mica raccontata giusta. E chi è Lulù? Io che ho rinunciato a Trenta per consacrarmi a mia figlia. Fate portare le valigie alla Belle Miramonti. Trenta! Addio, mandricapo! Addio, una bella massa di tavolo, riporta il bagaglio nella camera della signora. Perché? Perché la porta della spara per il cannone non è finita. E tutto quello che mi avevi detto prima? Tutte balle, tutte bugie. Suo padre comanda la buffa fanteria, vieni. E allora... Colonnello, la carica! Sì, la carica! Ma colonnello, mi scusi, si può sapere cosa c'entra mio padre? Guardi, la cosa non mi riguarda più. La questione è chiusa. E poi adesso, se non c'è l'altro da fare, alla carica! Concierge? Sì, signora? Chiamatemi un taxi. Bene, signora. Che strano tipo quel Mandricardo. Poco fa si disperava per me e ora che ha saputo che mio padre è in fanteria. Visto che quel signore di mio marito non torna, andrò io a cercarlo in carcere. Due paroline e lo sistemo a dovere. No, mamma, basta, vado a cercarla. Non vedo l'ora di chiarire la situazione. Il taxi per la signora Frontignani è arrivato. Grazie. Ma scusi, deve esserci un errore. Il taxi è per me. No, guardi, deve aver sentito male quello del portiere. Il taxi è per la signora Frontignani. Appunto. E la signora Frontignani? La signora Frontignani è lei? Sì, signora. La moglie del dottor Frontignani è venuta qui ieri mattina? Sì, con mio marito per ragione. Eccolo qui, la signora Frontignani. Ma, mi scusi, ma perché mi chiede? Perché? Ho indovinato, lei è la sua amante. E già, se lei è la moglie, chi vuole che io sia? Non posso che essere l'amante. Beh, grazie, perché stavo appunto per venire a cercarla. Felicissima di averle risparmiato la passeggiata. E mi scusi se mi è lecito, da quando è l'amante di mio marito? E se è lecito, da quanto tempo è la moglie del mio amante? Sbarco sta cercando di sfidarmi. Manteniamo le distanze, sono la signora Frontignani. Ma me ne ero proprio dimenticata, le faccio le mie più umili scuse. Certo che l'audacia di certe donnine non conosce limiti. Prima ti fregano il marito e poi te lo contendono a viso aperto. Ma no, signora, stia tranquilla, non ho affatto questa intenzione. E allora cosa è venuta a fare? Non sapevo che avesse moglie. E adesso che lo sa? Non mi permetterò mai più di turbare la vostra pace coniugale. Se lo può tenere tutto per sé. Davvero? È tanto vero che mentre lei veniva a cercare me, io andavo a cercare il dottor Frontignani per rendergli la sua libertà. Ma allora non l'ama? Non più. Non le piacciono gli uomini sposati, eh? No, proprio così. E ha ragione, procurano solo un sacco di fastidi. Molto più di quanto lei possa immaginare. E forse, di uomini ce ne sono tanti. Una bella donna come lei. Grazie. E senza falsa modestia, qui in hotel c'è un americano di Filadelfia, ricchissimo. Ah, grazie, l'ho già addocchiato. A cercarsi insieme. Oh, Fru Fru! Eccolo qui, Fru Fru! Mi lasci solo un momento con lui. Per liquidarlo, vero? Oh, ma certamente. Oh, oh ciao, mio caro dolce Fru! Ma che Fru Fru! Angelica, angelo mio! Attento, Fru Fru! Vostra moglie potrebbe sentirvi! Ma se tu, mia moglie, la mia mogliettina adorata! Oh, volete scherzare? Vostra moglie è appena salita in camera vostra! Angelica, perdono! No! Se c'è qualcuno qui che deve chiedere scusa, quello non siete, voi pensi io! Tu! Non sono forse venuta qui, non chiamata a turbare la vostra pace coniugale? Oh, ma caro dottore, non sarò un amante in fa-
smettila, tu credi di sapere tutto e invece non sai niente. Se sono venuto qui con un'altra donna è perché sono un marito fedele. Oh, caro amico, non è a me che dovete delle spiegazioni, piuttosto alla signora Frontignani. Ma la signora Frontignani sei tu, tu solo. Avete del fuoco? Volete farmi accendere? Ma che fuoco? Oh, caro amico, voi siete malato. Non potete continuare a confondere vostra moglie con la vostra amante. Ma io non ho mai avuto amanti. Ah no? E io chi sono? Tu sei la mia mogliettina dorata, no? No, io sono la vostra donnina. Angelica! Concierge? Sì, signora? Portatemi qualcosa da bere. Qualcosa di adatto ad una donnina di piacere. Angelica, ti prego! Ma signora! Oh, niente, signora! Che cosa bevo le donne di piacere quando vengono qui? Coppe di champagne, signora! Benissimo! Allora portatemi una coppa di champagne! Niente affatto! Ma sì, portatemi una limonata! Volete dare una limonata? A me! A una donnina come me solo champagne! Limonata! Allora, champagne o limonata? Ma cosa state aspettando? Portatemi dello champagne! Sì, signora! Angelica, ti prego, calmati e ascoltami! Oh, io sono venuta a rendervi la vostra libertà e mi riprendo la mia! Non credo che ci sia più niente da dire! I miei padrini! Oh. I miei padrini sono pronti! Caro amico! Caro amico! Il caro Lavert, da tempo innamorato di me, lo siete ancora, amico mio! Allora l'imbecille era lui! Ma come, signora, qui davanti a vostro marito? Mio marito? E dov'è? Ma lui chi è? Oh, questo non è mio marito, è stato solo il mio amante. Il suo amante? Angelica, ti prego! Oh, ma ora non lo è più, sono libera, liberissima. E voi siete ancora disposto a... Ma potete forse dubitarne, signora? Rinaldo, io ti proibisco di credere alla signora. Oh, caro amico, a che albergo alloggiate? Al Cervo d'Oro. Oh, al Cervo d'Oro! Qual è il nome più adatto? Angelica, ti prego! Oh, caro amico, precedetemi in albergo, io vi raggiungo subito. Non vedo l'ora. Fermo! Signor dottore, io non prendo più ordini da lei. A presto, mio focoso amico. Al Cervo d'Oro. Angelica, in nome del cielo, tu non puoi parlarmi senza prima sentirmi 3 giorni fa. Oh, ecco l'americano! Un non prendi, Mars! Mi signor Prendimas, poco fa mi aveva offerto la luna se fossi diventata la sua amante. Oh, yeah. Ebbene, accetto la luna. Non l'ascolti, gli ordino di non ascoltarla. Sorry, please. 3 settimane fa voi avete fatto me becco. Come, scusi? Lui ha fatto me becco. Ma questo dottor Frontignani è un vero Don Verde fa. Angelica, lascia che ti spieghi. Voi non avete fatto me becco? Sì. No, ma solo perché sono un marito fedele. Ma aiutami per la sua camera, per favore. 38. No. Ora sarò lì. No. No? Se nel tempo di 5 giorni... Oh, ma non ascoltarlo, bel maschione. Andate pure ad aspettarmi in camera. Allora, finalmente io sarò vendicato. Bye bye. Signori, signori, vi chiedo cortesemente di abbassare la voce. Ma vada via anche lei, altrimenti non rispondo più delle mie azioni. Il giudice non avrebbe dovuto rimetterla in libertà. È stato rimesso in libertà? Sì, certo, era stato arrestato perché aveva oltraggiato il pudore della signorina Rogestini. Ma non so. Piove sul bagnato. Ma sempre perché sono un marito fedele. Ma si può sapere che razza di uomo siete? Che razza di uomo sono io? Ma sono un uomo innocente che una serie di disavventure fanno sembrare colpevole. Ah, non siete voi allora che sei venuto qui ieri con una donna e che avete avuto rapporti con la moglie dell'americano? E non siete voi che avete oltraggiato il pudore della signora Lucistina? Ma certo che sono io. Ah, ah. Ma allo stesso tempo non sono io. Ma no, davvero? Non è stato io che ti sta parlando in questo momento. È stato mio irresponsabile, un mio letteralmente plagiato dalle maledettissime pillole d'erba. Ah, guarda, guarda, le pillole d'erba. Sì, una diabolica invenzione di Saracini. Una droga infernale che mi ha fatto prendere la mia insaputa. Una droga che eccita, ubriaca e ti fa perdere la ragione. La monte si ottenebra e... Viene fuori la bestia! Ma la bestia si può domare! Parole
no, è roba da risvegliare di nuovo. No, mandate a raccontarlo altrove. Non mi credo. E forse ci crederà la signora Frontignani. Quanto a me, addio. Addio, ma dove vai? Vado a prendermi la valigia. Ho un cervo d'oro che mi aspetta. Non mi credo. È impazzita. È tutto per colpa di Saracino! Yolanda! Miserabile Saracino! Yolanda, ti prego non ricominciare! Oh, stai tranquillo! Ti ammazzo solo un poco e poi ti uccido! Ma che cosa c'è di nuovo? C'è che mia moglie sa tutto, sa! Ah, sa tutto? E tu credi di cavartela così? Ma appunto, le spiego che cosa e risolviamo la questione! Ecco, bravo! Ma se fra entro un quarto d'ora non l'hai convinta della mia innocenza, non uscirai vivo da questa alberga! D'accordo! Quarto d'ora. Io aspetto qui fuori, Ma se fra un quarto d'ora! Sta tranquillo, un quarto d'ora. Ah, proprio lei, mascalzone! Signora, suo marito non è responsabile delle sue azioni. Sì, infatti è un irresponsabile. Il solo responsabile, la causa di tutto ciò sono io, mi creda. Oh sì, lei e le sue maledettissime pillole d'Ercole. Ma forse lei non ci crederà, ma è andata veramente così. Ma per chi mi ha preso? Per chi mi avete preso tutti e due? 12 minuti. Signore, i minuti sono preziosi, la prego, la supplico, la scongiuro, mi creda. No, ma proprio a lei dovrei credere, a lei che poco fa mi ha raccontato che mio marito era in carcere per un consulto. Ma come potevo pensare che lei sarebbe venuta a sapere tutto? Appunto. 11 minuti, signore, il tempo passa. Oh, ma la smetta, che lei voglia difendere il suo amico è comprensibile, ma trovi una scusa più plausibile. Questa storia delle pillole d'Ercole proprio non me la bevo. Non bevo le pillole d'Ercole? Ma perché non ci ho pensato prima? Ecco, lo siamo. Oh, la Silvia pure a me. Mi permetta, signora, mi permetta di versarle lo champagne. Si accomodi pure. Grazie. Ma sì, potete andare. Ecco, signora. Arriva lo champagne, signora, arriva. Mancano 7 minuti. Me ne bastano 5. Oh, glielo verso, signora, ci penso io. Ecco il suo champagne. Grazie. Si figuri, signori. E lei crede di convincermi? Non ne ho alcun dubbio. Sentiamo cosa c'è da raccontarmi. Io? Assolutamente nulla. Nulla, proprio nulla. Vabbè, allora la saluto. Ok, dove va, scusi? Il signor Rinaldo Laverno mi sta aspettando. Lei non uscirà di qui, glielo impedisco con tutte le mie forze. Ma è con che diritto? Ma scelga lei quello che vuole. Oh, ma d'improvviso fa un gran caldo, non trova? Ma sì, un po', ma si sieda, non si preoccupi. Oh. Ma dov'è quell'altro cretino? Ma sì! Dica, signora. Si mette a cercare il dottor Frontignani. Ma dov'è? Dovrebbe essere qui nei dintorni, nel parco. E portatelo qui entro 3 minuti, vivo o morto. Va bene, corro. Grazie. Oh, ma non le sembra? Non le sembra che faccia sempre più caldo? Bene, sì, un po', un po'. Sempre soltanto. Ma lo so che lei è proprio un bel ragazzo. Ma io? Ma cosa dice? Ma mi guardi? Sono brutto, bruttissimo! Miau! Miau! Ma lo so che lei è proprio carino! Non mi tocchi! Non mi tocchi! Ecco, finalmente! Ora mi spiegherai la mia tristura, Rolando, resta lì con tua moglie, non lasciarla da sola per nessun motivo! L'hai convinta, mia moglie! Ho detto di andare, stai lì! Invece che abbia dato anche a lei una pillola d'Ercole. Ti sei convinta finalmente? Oh, convinta? Ma neanche per idea! Ma come no? Oh, vi prego di non seccarmi. Miau! Amore! Angelica! Oh, niente, amore! Non voglio! Ma Angelica, che cos'hai? Ti odio, ti detesto, eppure se tu mi baciassi... No, mostro! Ma non l'ho fatto apposta, non ho saputo resistere, proprio come in questo momento non sai resistere tu. Ma come? Non so resistere io? Proprio perché Saracini ha dato anche a te una pillola d'Ercole. Una pillola d'Ercole? Certo. Oh,
crederai finalmente. Ma non neanche per idea. Ma come no? Ti dimostrerò che nonostante la pillola si può resistere. La bestia mia si può domare. Sì, ma in che modo? Oh, scappando e richiudendomi in camera. Angelica! Angelica! Ma cosa ci fai qui da solo? Ma sei chiusa in camera, non vuole più uscire. E tu fai il giro, no? Entra al balconcino. Ma perché vuole prendere un volo? Corro! Ancora una volta, se non ci fossi qui io. Ormai a quest'ora dovrà averlo liquidato. Dottor Sarazzini, sua sorella? Un momento. Ecco fatto, tutto sistemato. Fatto cosa? E tra le braccia di suo marito. Sua sorella ha un marito? Sì, il dottor Frontignani. E in questo momento gli sta perdonando. Ma il dottor Frontignani e sua moglie? Ma allora ha preso in giro me. Ma no, non dica così. Mi vendica. Ma di cosa? Non vedo di che. Voleva che la riabilitasse, la riabilitata, no? Può tornare a casa a testa alta. E il mio do di petto me lo dà adesso? Ma se per darle una piccola accordatura ci sono qua io. Niente male. Pipina, Pipina, sta arrivando il tuo fratello con tutta la finestra, eh? Signora Morgana! Ti prego, mettalo, vedi, puntateli le sue braccia, mi raccomando. Sì, ho capito. Oh, caro Riccardo, cercate tua figlia, vero? Silenzio, signora! Lei ha trattato il colonnello Mandricardo Augusto Esposito come una semplice regola. Io? So tutta la verità. Oh, cielo! Suo padre comanda la buffa fanteria a Rieti. No, è un caporale di granatiere sul Luna. Qui ci sono troppi padri, signora. Allora, Mandricardo, non mi sposi più. Signora, lei merita di farsi sposare dal ministro della guerra. Mandricardo, ti prego, Mandricardo, ti prego. Dottor Saracini, ma dov'è? Eccomi qui. E lei inventò le pillole d'Ercole? Sì, signore. Oh, molto bene. Io ricevo questo telegramma. Comperate per America Monopolio, invenzione dottor Saracini. Io offrire lei $1,000,000. Lo sanno già oltreoceano. Ed io li prendo, ma ad una condizione. Sì, amore, partiremo questa sera per Sirmio. Lei parte? E via vendetta? Accetto, dicevo, ad una condizione. Che lei rinunzi a vendicarsi il dottor Frontignani? È impossibile. Allora che fa? Rifiuta? No, accetto. Io americano, e business is business. E business viene prima di onore. Beh, allora ci devi andare a firmare il nostro contratto. Andiamo a parlare. Andiamo. Sono salvo finalmente. E se tra 9 mesi avremo un bambino, lo chiameremo Ercolino! Vuoi assaggiare il mio pompone? Sai quanto è dolce e quanto è buono. Tu sai che far, puoi assaggiare, puoi diventare a portare il mio pompone. Tutta la gente del Rio se ne va dietro al mio pompone. Puoi aspettare, lasciate andare, io non mi metto per assaggiare il mio pompone. Il mio pompone, il mio pompone. Assaggiare il mio pompone, sai quanto è dolce e quanto è buono. Mi sento fare, puoi massaggiare, puoi diventare a portare il mio pompone. Tutta la gente del Rio se ne va dietro al mio pompone. Perché aspettare, lasciate andare, vieni anche tu per assaggiare il mio pompone. Il mio pompone. Vuoi assaggiare il mio pompone? Sai quanto è dolce e quanto è buono. Mi sento fare, puoi assaggiare, puoi diventare.
sai quanto è dolce e quanto è buono. Non sai che fare, puoi massaggiare, puoi degustare, puoi toccare il mio cuore. Tutta la gente del Rio se ne va dietro al mio compone. Puoi aspettare, lasciate andare. Assaggiare il mio pompon, sai quanto è dolce e quanto è